sanità. Il Consiglio dei Ministri nomina due nuovi subcommissari a supporto di Guido Longo. Si tratta di Angelo Pellicanò e Michele Ametta. A Melicucco nel Reggino, arrestato un uomo di 64 anni, teneva i genitori ultra novantenni segregati in casa in condizioni di abbandono e di totale disagio. A Cropa nel Catanzarese i carabinieri interrompono una festa di compleanno, 11 persone sono state sanzionate per il mancato rispetto delle norme anti-Covid. Atto intimidatorio nella notte a Cosenza ai danni di una concessionaria di auto, il locale è stato danneggiato da un incendio di natura dolosa.